Con il suo battesimo Gesù è sceso nella zona più depressa della Terra, più di 450 metri sotto il livello del mare. La depressione evoca in noi angoscia, solitudine, paura. La depressione spirituale, così come la depressione psichica, è qualcosa che ti strappa alla vita e ti mangia dentro. Chi ha sperimentato la depressione sa cosa significhi la paura di non poter più gestire se stessi, la propria mente e quindi di non poter gestire la propria giornata, le proprie forze. Perché la parte più difficile, più dolorosa della depressione è dubitare di poterne uscire. Ed è difficile che chi ti è accanto possa accettare questo tuo stato, possa comprendere fino in fondo questo tuo stato se non ci è passato. Eppure proprio le depressioni più profonde, proprio quello che ti angoscia di più, quello che ti annichilisce di più, ciò che di te è più occulto, probabilmente nascosto anche a te stesso, quelle zone oscure di pensieri terribili su te stesso, sugli altri, sul futuro, tutte queste depressioni, tutte queste sabbie mobili che ci risucchiano nella tristezza, nel cinismo, nella accidia, nell'apatia, tutte queste malattie profonde dell'anima, dello spirito e della mente, tutte. Tutto questo è il luogo del battesimo di Gesù, il luogo dove Gesù si immerge e portare il suo amore e compiere ogni giustizia. Gesù Cristo scende per prenderti per mano e farti uscire da queste acque melmose, perché Gesù Cristo è risorto e ha vinto la morte e ha fatto del suo sepolcro, di cui il luogo del suo battesimo era profezia, un luogo di pellegrinaggio. Perché la tomba è vuota ed è un segno che Cristo è veramente risorto dalla morte. Cioè la tua depressione è il luogo dove il Signore viene a deporre il suo corpo, la sua vita, per unirsi perfettamente a te e con te risorgere e fare della tua depressione un luogo di pellegrinaggio, un segno della sua vittoria, del suo amore. Perché dove tu sei debole, più debole, lui è forte, più forte. Che quella depressione, come il sepolcro, è pronta per accogliere Cristo, anche perché la depressione ci aiuta a comprendere i nostri limiti e prepara un cuore umile, spezzettato, perché accolga Cristo, che è il compimento della nostra vita.